Craps, bici tutti quanti ragazzi, sono Bossa e sono tornato con la settima parte del mio Let's Play Pokémon Vega. Allora, prima di cominciare con l'episodio, volevo fare le mie solite premesse che ci sono in alcuni video e in alcuni video non ci sono. Però questa volta sono veramente molto importanti queste premesse. La prima premessa importante è che sto registrando questo episodio con le Turtle Beach che non funzionano. Questo qui è il primo video che registro con le Turtle Beach della cui cuffia destra non va. E non mi importa molto di non sentire sulle cuffie destra, perché avendo già giocato questa parte del gioco so che musica, non è che mi interessi tanto della musica, almeno qua so già com'è, quindi non è che ci perdo tanto. E sì, seconda premessa, che non è più una premessa, è una notizia. Sono andato, anzi mia mamma è andata in quel negozio in cui vi dicevo, perché lei c'era già andata per appunto per la televisione, e mi ha detto che neanche là le riparano. Allora ragazzi, c'è rimasta un'ultima possibilità. Ieri, sto facendo questo video il 12 ottobre, sì che questo video lo vedrete di sicuro molto tardi, almeno tra una settimana. Però ragazzi, lo sto facendo perché oggi è 12 ottobre, dal 13, che è domenica, fino a giovedì, che dovrebbe essere, fatemi guardare, da domenica 13 fino a giovedì 17, devo studiare tutti i giorni, perché ho delle verifiche, quindi non potrò fare video neanche uno di questi giorni, sicché lo so che ho da caricare ancora il quinto e il sesto episodio, e mi porto avanti già a fare il settimo, proprio perché devo ancora studiare questi giorni. Devo studiare e quindi non avrò tempo per fare i video. E sì, dicevo, c'è un'unica speranza. Praticamente sto facendo questo video il 12. Ieri, che era l'11, sono andato a portare il computer di mio papà nello stesso negozio in cui avevo chiesto delle cuffie e dove ho comprato queste crown qui che ho davanti, vicino a me. Non indosso però. E gli ho portato il computer, che era lento ad accendersi, vabbè non importa. È un Asus il suo, quello che usavo per fare Super Meat Boy e Slender. E praticamente dopo avergli esplicitato il problema del piccino mappa, mi ha chiesto: ma sei tu quello delle cuffie? Ho detto sì, sono io. Allora com'è andata? Non le riparano in quel negozio. Mi ha detto di passare lunedì pomeriggio da lui, perché le porta in laboratorio a vedere se possono sistemare. Raga, quella è l'unica speranza. Se neanche quella speranza sarà vana, o continuerò a registrare con le Turtle Beach sentendo male, e poi quando mi stufo userò queste cuffie qui e ci sarà un video apposito che mi chiamerò RIP Turtle Beach, e che spero di non fare assolutamente. Ok, queste erano le premesse della vita reale. Passiamo alle notizie di Pokémon Vega. Allora, c'erano la chat che devo battere la seconda palestra. Ho allenato, avevo preso tre Pokémon, la capra e gli altri due. Quello fuoco non l'ho allenato perché sono arrivato in un punto avanti del gioco in cui quello fuoco non lo uso, sicché non lo alleno. Neanche l'altro invece, quello con la stella in mano, l'ho mandato al 15 e poi l'ho depositato perché è un po' difficile allenarlo. La capra invece è fortissima, e infatti ho visto che la natura Adamant è quella decisa, che è proprio la sua migliore, perché questa Chrome è basata sulle mosse e il funzionamento delle mosse della quinta generazione e anche della quarta, ovvero le mosse buio sono catalogate come mosse fisiche, non speciali come la terza. E vedete infatti che è un casino di attacco, la difesa è così così, infatti è più alta nell'altra slot perché ho la natura per la difesa. E conosce azione finta, vedete che azione a 50, finta, incornata e morso. Poi lei l'ho mandata al 24, non so se lo aveva lo stesso, se era al 24, vedete l'attacco speciale molto alto. Togepi mi serve per flash, per andare avanti dopo nel gioco, perché mi serve uno che sappia flash. Lui l'ho mandato al 20, mi pare che ci fosse già. Sì. Lui l'ho mandato al 24, è un po' di video ragazzi, è un po' di tempo che non faccio video su come cazzo si chiama, su Vega, quindi ho un po' di memoria breve. Beccata, no, sì, pare che sia sempre il suo livello, beccata, baraonda, confusione e psiconda. E il mio starter è al 25 con vorticerba, foglie lama, assorbimento e raffica. Possiamo andare avanti ragazzi, andiamo a battere la seconda palestra. Allora, uno entra e vede questi Diglett. Allora, prendiamo il primo Diglett e scompare. Allora, ragazzi, vedete, questo qui è una specie di percorso indovinello. Io so già a memoria il percorso, perché se non l'avessi saputo a memoria, mettiamo il caso che lo avessi fatto per la prima volta nel video, sarei stato mezz'ora ora che capivo il percorso. Intanto, qui sopra battiamo il primo dei tre allenatori da poter battere,
che c'ha lui al... Allora, vedete, lui al 13. Ok, usiamo Razor Leaf e battiamo. Vediamo poi un Diglett al 13. Assorbimento e siamo a posto. Allora dici, magari il capo palestra li ha al 20 e io sono ancora a posto, che c'ho lo starter e lo starter al 25. Vedrete comunque dopo. Ma parliamo con questo Diglett e andiamo per di qui. Poi con questo Diglett e scompare quello in alto. Battiamo i due allenatori. Lui c'ha due, no, uno solo. C'ha lui, c'ha Diglett al 15, ammazzabile con assorbimento. Che Diglett è molto debole. Dug tiro è velocissimo ma è molto debole. Lui c'ha, mi pare anche lui un solo Pokémon. Esatto, e c'ha lui al 15, che con foglie lama non lo ammazzo, mi pare. Quindi per sicurezza usiamo Vorticerba, che fallisce ovviamente. Mi usa Ruggito. Adesso Vorticerba. Ah ok, Vorticerba è speciale, giusto. Ok. Poi parliamo con questo Diglett. E poi con questo Diglett due volte. E questa è la seconda. Voilà, magia. Io adesso salvo solo la prima slot, perché la seconda sono qui, dove ho iniziato il video. E parliamo con lui. Facciamo il discorso solito. Vedete lo sprite, molto bello devo dire. Raga, spero di non interrompere il video. Comunque farò i save state d'ora in poi. Non è che vi mostrerò la volta in cui batto il capo palestra, ma userò i save state come fa Lore the Keyholder, che l'ho già nominato in moltissimi video e che saluto. Comunque non mi segue, cioè mi si è visto alcuni video. Comunque, allora, Rayon al 21, e qua andiamo già, cominciamo con i cazzi. Foglie lama, ti prego non fallire, perfetto, e Rayon è andato. Adesso cominciano i cazzi. Guardate chi manda, quello stronzo di Dugtrio. Dugtrio è più veloce di lui. Strategia, cominciamo con Absorb, perché mi attacca lui con una mossa chiamata Aerial Ace, potete vedere? Air Ace, Aero Assalto, mi toglie un bel po' di vita. Io adesso uso Absorb, mi ricarico un po'. Se usa un'altra aerea Ace, non mi ammazza. E se Vorticerba non fallisce, l'ho battuto. Io farei un altro save state per sicurezza. Perfetto. E Dugtrio è andato fuori dai coglioni. I cazzi arrivano con il terzo Pokémon. Non è di tipo terra, porca troia. È un fottuto tipo lotta che conoscete bene, Hitmonchan. Allo stesso livello quasi del mio uccello psico. Contro un tipo lotta ci sta pennello e una mossa psico, quindi procediamo. Lui usa tuono pugno e io uso psico cazzo e psiconda. Adesso me la ammazza. Ah, perché ho attaccato prima io? Boh, meglio così raga, ma sono contentissimo ragazzi, guardate. Che contento che sono. TM37 mi pare che fosse Pantano Bomba. Adesso per uscire bisogna fare lo stesso percorso di prima. Se faccio questa qui. Esatto, più o meno lo stesso percorso di prima. Va bene, allora cominciamo. Ah, intanto curiamoci i Pokémon. Vediamo come stanno messi con i livelli. Allora, lui è al 26. Sì, sono tutti sul 10.000, sicché adesso allenerei lei quasi quasi. Facciamo l'uccello, che mi piace molto come Pokémon, non pensate male. Comunque, raga, andiamo qui dentro, che è dove ho allenato i miei Pokémon. Anche perché qui c'è una strada bloccata da 3 Diglett, che la sbloccheremo facendo questa... andando qui. E qui... intanto, ragazzi, vi devo mostrare questo... Anzi, no, ve lo mostro dopo. Ve lo mostro in un prossimo episodio. Tanto ci dovremo andare per forza. Mentre qui da basso c'è questo allenatore che io batterei quasi quasi con lui. Tanto vale. Pokémon acqua. Ecco, lui non so se l'ho già mostrato. Sì, ve l'ho già mostrato, è tipo acqua. Ve l'ho mostrato nel quinto episodio, mi pare. E battiamo anche Buizel, bui. Ok. Allora, adesso rimettiamo davanti l'uscello. Che mi dà una brutta sensazione non nominare i Pokémon con i loro nomi. Comunque compenserò questa situazione con Smeraldo Perfetto. Allora, Flash e repellenti a manetta, solo che ne ho 10. E spero che bastino. Allora, lei non è una allenatrice. Va bene. Siamo prima per di qui. Battiamo lui. Ok, vediamo un Pichu al 20. Facciamo confusione. Ok, e poi abbiamo un Pikachu all'11. Che non mi ricordo come si evolve Pichu in Pikachu. Mi pare quella felicità. È possibile? Ok.
Rare candy, caramella rara, molto bene. Possiamo andare, ecco, finito già il primo repellente. Speriamo bene, ragazzi, speriamo il Dio padre. Allora, lei non è un nessuno. Qui c'è uno strumento, no. Parliamo con lui, ok. Uno scassinatore che ha Undawn, mi pare abbastanza anche ovvio. Usiamo Aproar, sperando sì, fantastico. 1056, allora. Strumentino mentalerba che non mi ricordo cosa faccia e non mi interessa. Perfetto, proprio. Guarda, t'ammazzo, schifoso bastardo che mi compare davanti. Ah, magari ammazzo un po' di Pokémon selvatici per salire al 25. Dai, nel mio solito stile. Dai, ne manca l'ultimo. Tanto lui non è un allenatore, c'è uno strumento qui sopra, sicché lo batterico. Ve l'ho mostrato, ragazzi. Ah no, questo qui è un Pokémon che è una monoevoluzione e non è tanto forte, per questo non ve l'ho neanche mostrato, perché è anche abbastanza raro. E dà un fottio di esperienza, infatti, 240, madonna. Quindi riprocediamo con i repellenti. Prendiamo questo strumento che è TM09, non so cosa. Qui sotto non c'è un cazzo, sì che scendiamo. Qui sotto non c'era niente, ok. Tu sei un allenatore? No, potevi essere un veterano. Un veteranal. Citato Dread proprio. Tu sei uno scassinatore? No, tu sei un Fantale. No, non può essere un fantallenatore. Aia, la capra. Non so mica se la ammazzo con. Sì, beh, la differenza di livelli compensa l'acciaio. La raga, lui o lei, ma credo, non so se sia solo femmina. È un tipo psico, mi pare. Rarissimo da trovare. Che si trova soltanto in una zona di questa casa spettrale, diciamo, la chiamo così. Però è forte, mi ha detto mio amico. Però c'è abbastanza difficile da trovare. Sicché non l'ho mai trovato. Quindi ora di fare o Proar di ammazzare. Allora è spettro, non psico. Allora è psicospettro. Che cazzo è? Scusami un attimo. Boh. Non me lo ricordo, non lo so. Pensavo fosse psico. Vabbè, vedrà questo video e poi scrivi nei commenti che tipo è. Ma io ricordavo fosse psico. Perché normale è efficace normalmente su psico. Ok. Scusate ragazzi se sta venendo un po', forse un po' così così questo episodio, ma ragazzi è un po' di tempo che non faccio un video. Il malfunzionamento delle Turtle Beach mi aveva debilitato. Comunque siamo quasi arrivati alla fine di questa casa. E qui mi viene in mente una mia citazione di un mio vecchio video in cui ho balbettato e sono stato preso per il culo, ma non vi dico neanche quale video. Tessi una bimbetta che si aggira. Ok, allora, qui non c'è uno strumento. Intanto magari ammazzo lui. Devo dire che mi dà un po' fastidio avere il suono solo su una cuffia. Eh sì. Allora, qui non c'è. Ah sì, tra l'altro, ragazzi, ho la quarta medaglia. Come cazzo è possibile? Sta roba mi sono dimenticato di chiedergliela. Avete capito, insomma. Mi sono dimenticato di. Leonardo, dimmi se ti dà fastidio che mi rivolgo a te così esplicitamente. Comunque, scrivi anche di questa quarta medaglia. E so che quella dopo è la quinta, la terza, che l'ho già battuta. È la quinta medaglia. Comunque, buttiamoci qui giù. E siamo quasi arrivati alla stanza di cui vi parlavo. Battiamo anche lui. Comunque farò questo episodio più lungo di 15 minuti, perché me la voglio prendere con comoda e comunque voglio. Va a fare in culo. No, no, no. Meno male che ho preso gli antidoti. Antidoti. Antidote. Dote musicale, ok, dai. Note musicali. Ecco, allora, antidote. Tien, prendila. Allora, super pozione. Saliamo. Siamo quasi arrivati alla stanza. Oh, è finito il repellente. No, dove sono adesso? Devono essere. Dove sono? Sono 6. No, 5. Dove cazzo? 4. Merda. Ecco, questa è la stanza. Dietro questa stanza di Mewtwo, caratteristica della villa Pokémon dell'isola Cannella, credo fosse, c'è una lettera, mi ha detto. Infatti, se tu parli davanti non succede un cazzo. Dietro, sentite. Lettera. Quindi noi scendiamo giù e usciamo. Allora, per questo episodio è tutto. Ultima premessa che mi sono dimenticato di fare all'inizio del video.
Raga, il volume che si sente nelle Turtle Beach e nelle cuffie che ho è diverso. Sicché se sentirete il bilanciamento di volume di quel della mia voce del gioco diverso, è perché c'è questa differenza di volume tra le due cuffie. Mettiamo il caso, io con le Turtle Beach al massimo sento molto il volume molto più alto di come lo sento su queste Crown. S adesso io. Toglierò via le Turtle Beach e metterò queste cuffie per montare subito il video. Per cui, ragazzi, se c'è questa differenza, io non è assolutamente colpa mia. Ditemi se questa differenza vi sembra tanto fastidiosa, oppure se vi sembra una differenza tanto diversa. Cioè, se vi sembra tanto diverso il volume. Per favore, fatemelo sapere nei commenti. Quindi, per questo settimo episodio è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, che non so se sarà di Vega, Monster & Company o Smeraldo Perfetto. Però mi raccomando, ragazzi, ci tengo a Vega e vorrei che la seguiste. Anche più di Smeraldo Perfetto. Ciao a tutti, ragazzi.